nel turno, oltre che praticamente il pronto intervento che sarà seguito normalmente, perché non è che cambia la situazione, non è che la macchina di turno fa pronto intervento a tutti gli effetti, quindi farà tutti gli interventi e saranno destinati alla sala operativa. Quindi farà il pronto intervento normalmente, più saranno una serie di schede che abbiamo predisposto per i servizi nell'arco della serata. Quindi inizieremo con un pronto intervento destinato alla chiusura degli esercizi commerciali, quindi antirapina per quanto riguarda tutti i discorsi e gli obiettivi degli esercizi commerciali, quindi per quanto attiene supermercati, farmacie, tabaccherie, tutto quello che normalmente avviene, fino almeno alle 20:30. Dopodiché 20:30-21, cioè la fascia oraria insomma della chiusura. Finita questa fascia oraria di chiusura ci dedichiamo al discorso degli obiettivi sensibili, dopodiché vi dedicate a delle schede che sono state predisposte con alcuni. Ogni macchina ci avrà almeno un paio di obiettivi di misure domiciliari, anzi domiciliari o sottoposti comunque a controlli e a misure che devono essere fatti, devono essere effettuati, quindi questi qua, avete una scheda con alcuni soggetti da sottoporre al controllo secondo il territorio in cui vi trovate. E per quanto riguarda la parte di chi farà l'entroterra, ci sono degli obiettivi che sono stati individuati nella parte di Acilia, Dragona, Dragoncello, anche altri obiettivi che sono stati segnalati da alcuni giorni, dove ci sono una serie di problematiche che sono state segnalate dai cittadini che devono essere quindi attenzionate, e anche chi farà la parte interna quindi dovrà fare attenzione a queste schede. Che c'è sta? Che c'è sta? La lira in famiglia. Alle porcine, è vero. È lì al residence. Non posso immaginare. Lido 01. Lido 01? Sì, buonasera, siamo fuori col turno, la Lido 1, la 2, la 3 e la Lido 9 con sottufficiale a bordo. Cosa l'ho ricevuto? Beh, assolutamente come tutte le estati di Ostia, anche se, come dice qualcuno, anche dei commercianti, è stata un'estate leggermente sottotono, insomma, perché sia la crisi sia le problematiche chiaramente del territorio hanno, secondo i commercianti, secondo gli stabilimenti, insomma, hanno registrato un calo delle presenze. Il nostro territorio è circa 325 km quadrati, parliamo di una estensione che può essere paragonabile sia per l'estensione territoriale che per la densità degli abitanti alla una provincia, la 12ª provincia d'Italia, eppure siamo un grande quartiere di Roma. L'estensione territoriale ha tra l'altro poi una diversificazione sia per quanto riguarda l'aspetto che riguarda più da vicino il litorale, più la vicenda invece che riguarda gli aspetti organizzativi dell'entroterra, quindi abbiamo anche un territorio a diverse velocità. Più c'è una parte, quella un po' più distante dal territorio di Ostia, che è il comune di Pomezia e di Torvaianica, che fanno parte, seppur non del territorio del municipio, del territorio di competenza del commissario di Ostia Lido, di Lido di Roma. Abbiamo fatto un dato statistico che ci fa comprendere quanto sia complessa e quanto sia anche onerosa l'attività su questo territorio. Noi abbiamo iniziato come tutti gli anni su disposizione del questore di Roma una serie di servizi coordinati che hanno visto come partecipi tutti i fine settimana, quindi il venerdì notte sul sabato, la notte del sabato sulla domenica, tutte le forze di polizia presenti sul territorio, quindi parlo oltre alla Polizia di Stato ovviamente dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia di Roma Capitale. Questo servizio coordinato ha fatto sì che praticamente si evitassero sovrapposizioni inutili e che il territorio fosse diviso in dei quadranti dove ognuno, secondo le risorse disponibili e il servizio a cui era stato destinato, ha potuto svolgere la sua attività di controllo sul territorio, sia come aspetto di controllo di prevenzione, quindi controllo più specifico di controllo stradale sulle persone che circolano sugli autoveicoli, sulle persone a bordo di autoveicoli, ma anche un controllo di carattere amministrativo o comunque delle attività commerciali che insistono su quel territorio, tanto che praticamente quella zona è stata assegnata a quella forza di polizia, è stata sottoposta a controlli, sia ripeto, come posti di controllo, posti di blocco sul territorio, ma anche attività di controlli amministrativi nei confronti degli esercizi commerciali, degli stabilimenti, oppure dopo la mezzanotte delle varie discoteche, cioè delle strutture che hanno fatto trattenimenti danzanti. L'inizio della stagione è stato un po' in sordina, forse probabilmente anche a causa delle avverse condizioni atmosferiche, dopodiché è iniziata insomma verso la prima settimana, diciamo, di luglio, è stata già entrata nel pieno della stagione e si sono potute purtroppo registrare le prime situazioni difficili, qualche
qualche ragazzetto che ha bevuto troppo e che alla fine all'uscita dalla discoteca ha ritenuto di azzuffarsi con qualcun altro, le prime risse, qualche episodio di violenza all'interno di alcune discoteche, tanto che poi il nuovo questore si è ritenuto, su proposta chiaramente dell'ufficio del commissariato, di procedere ad alcune sospensioni delle attività. Ci sono stati dei provvedimenti amministrativi nei confronti di tre strutture. Terminati questi periodi, il periodo di chiusura, di sospensione delle attività che è stata apparentemente disposta dal questore, poi sono iniziati una serie di controlli anche incrociati con le forze di polizia, con la stessa ARPA Lazio per i controlli per quanto riguarda il disturbo dell'occupazione e riposo delle persone. Ci sono state diverse lamentele soprattutto dai residenti e anche questo alla fine ne è scaturito un procedimento penale che ha portato poi a dei provvedimenti di sequestro da parte del GIP, del Tribunale di Roma, nei confronti di altre tre strutture. Quindi diciamo che la stagione è stata divisa dalle condizioni atmosferiche e dagli interventi necessitati poi dalle problematiche che sono scaturite dalla grossa presenza anche all'inizio di quest'estate delle persone che usufruivano delle 21 discoteche di Ostia, quindi diverse strutture, numero molto elevato di strutture che hanno richiamato tanta gente, ma ci sono stati poi dei provvedimenti che hanno leggermente calmierato questi interventi e dopodiché insomma, la stagione è andata via tranquillamente fino ad oggi, che stiamo registrando insomma un leggero rientro delle persone sulla città di Roma e quindi di converso anche gli ultimi scampoli della stagione su Ostia. Il dato interessante è che i 1500 controlli effettuati dalla Polizia Stradale e dalla Polizia di Roma Capitale hanno portato un dato veramente confortante, Abbiamo registrato che i giovani a bordo delle loro autovetture, nel rientrare presso le proprie abitazioni, hanno intelligentemente usufruito di colui il quale aveva bevuto un po' meno degli altri. Chi è stato trovato alla guida, tant'è vero, sui 1500 controlli soltanto 13 sono stati i soggetti positivi, quindi significa che è un dato, un percentuale veramente bassissimo rispetto alla quantità dei controlli. Questo fa ben sperare anche per il futuro, vuol dire che le segnalazioni, le comunicazioni, anche i mass media hanno portato a confrontarsi su questo aspetto, che chi decide di andare fuori, di divertirsi, di bere qualcosa in più, l'importante è che al ritorno non guidi l'autovettura e quindi che alla guida sia la persona più sobria, che sia comunque quella che probabilmente non ha bevuto del tutto durante il corso della serata e quindi sia in grado di guidare e di non mettere in pericolo la sua e l'altro incolumità.